Vi espongo perché hanno fatto questo ragionamento e per resi conto di aver sbagliato. E secondo me, conoscendo abbastanza Foschi, voglio dire, perché Foschi è rimasto zitto quando abbiamo tirato fuori sta cosa, perché lui ha detto, io parlo dal punto di vista dell'amministrazione. L'amministrazione mi aveva detto, tu devi avere tot numeri in organico di fatto. Se io avessi fatto il ragionamento che dite voi, no, quindi eliminando, non dando la carta ai 54 RNS sul sostegno, allora bisognava eliminare altre 54 carte in giro, perché non potevo superare l'organico di fatto. E quindi io cosa ho fatto? L'ho messo in sostegno, abbiamo detto, allora questo conferma il fatto che il sostegno per voi è il tappabuchi della situazione, cioè questo è perché questa è la verità. Questa è la verità, ci è stata confermata quando lui dice io potevo tranquillamente, allora se avessi fatto un ragionamento come il vostro, dovevo eliminare 54 posti nelle scuole, comunque, si è capito, però lui ha fatto un ragionamento solo dal punto di vista amministrativo, contabile, quindi perché io questi 54 posti ce l'ho in più sull'organico di fatto, e quindi, no, non quello per dirvi. No, ma l'amministrativo deve rispettare la legge. Sì, per questo, no, io ho fatto questo esempio, che ho detto quello che ha detto Foschi. Contabile, io adesso contabile, io ho detto contabile. No, questo per dirvi che questo significa allora, siccome non è Foschi a pagare, perché adesso è la dottor Pitea, so che ci ha pregato fino alla fine di non fare le cose allora siccome la nostra adesso vi do ma sai, noi siamo qua, possiamo, quando faremo le cose, chi lo vorrà fare, ci vorrà fare, chiaramente, tanto noi, io ripeto, allora, poi conclude, poi si parlano le colleghe che ci sono là, si discutere qualcuno. Allora, è evidente che loro non hanno, ripeto, hanno fatto un'operazione contabile, perché sono del termine niente dell'insegnante di sostegno, e soprattutto del ragazzo, quando con una collega ha tirato fuori i genitori, poi si è incazzato e ha detto, e cosa c'è di genitore? E là siamo andati un po'. Ma io ho fatto qualche esempio di qualche scuola dove ci sono anche ragazzi di serie A, ragazzi di serie B e poi sono rimasto zitto perché quindi ho detto che non c'entra niente, tanto è una cosa di normale. Cioè loro, lui ha parlato solo dal punto di vista amministrativo costante. Se la scuola io posso mettermi. C'era il buco nel sostegno, non l'ho messo il sostegno. Se ci fosse stato buco nella versione fisica, li mettevo nella versione fisica, senza interessarsi nulla della scuola, dei ragazzi. Questo, ragazzi, questo è il problema, voglio dire, questo qua siamo in una cosa decentrata, ma se andiamo al ministero ci faranno lo stesso, se vai da a Chiappetta, io sono andato una volta a Chiappetta, ci ha fatto la stessa identica cosa, dice no, io sono un dipendente, il ministro mi dice di fare questo faccio, a me degli insegnanti di sostegno, dei ragazzi di sostegno, non mi frega niente perché io ho la... Questo è... la proposta adesso finisco da questo punto di vista. Allora succederà che loro faranno una nuova tornata di nomine con scuola e volo, non faranno gli incroci perché comunque i posti sono, che si sono liberati sono, adesso, sono 4,5 sulla D03, sono divisi 4 posti più 13,5 di 01, 3 posti e mezzo di 02, 13,03 e 1,5 di 03.
Però attenzione, il ricorso è chiaro che non possono farlo, cioè noi dobbiamo valutare, ci sono 54 penalizzato da questa situazione. Ma siamo tutti penalizzati, scusa. Sì, però attenzione, per fare un ricorso serio, voglio dire, è vero, che dal punto di vista siamo tutti penalizzati, allora facciamo un risposto, che è una cosa a parte, che la faremo tutti, perché tutti siamo, tutti significa non tutti i lavoratori, ma tutti, anche i genitori, perché in quel caso là sono le associazioni. Sì, ma i genitori l'hanno detto. No, su questo voglio dire, su questo. Perché la procedura? Ma sono rimasti altri offesi perché non sono stati ricevuti. Non fanno gli incroci perché le carte sono literate sugli ambiti disciplinari. Su quelle esaurite sì, la D01. Sono su quelle esaurite, su quelle non esaurite non possono fare gli incroci. Scusami, ma il sostegno nelle scuole medie che ci sono un Allora, il sostegno nelle scuole medie, però scusate. Fate finire il piso. Lei chiedeva a Ditta sul sostegno delle scuole medie, vuoi dire tu o ti sul sostegno delle scuole medie che hai fatto un po' su quella questione. Perché sono rimaste un sacco di cattedre nelle scuole medie. Allora, noi stiamo preparando un esposto con quello che sarà, vi contatteremo via mail per firmare questa cosa qua. Quando è pronto vi contatteremo via mail, contatteremo chiaramente i genitori, perché ci devono stare anche loro, tutte le associazioni dei genitori. Assolutamente, no, loro lo sanno, alcuni lo sanno, ma bisognerà, allora dobbiamo anche valutare se è possibile andare a fare volantinaggio anche nelle scuole, ponendo anche il problema, no? E rendendo pubblico pubblica la situazione, no? I nominativi di questi che ho, sono questa cosa non il principio non è importante. A me interessa il principio, non vorrei fare una battaglia contro l'altro. No, il principio. I nemici sono loro, non sono. Quindi facciamo una. No, no, sono due fronte quadracce anche loro, quindi non me la sento. Quindi ripeto, da questo punto di vista organizziamoci come volete, facciamo il ricorso. Il ricorso, ripeto, devono farlo, un esporto. Il ricorso devono farlo. Base però al 54 punti. Però ci aspettare le ultime note. Dobbiamo aspettare le ultime note. Rimane fuori quelle ultime nomine. I primi 54 quando. Speriamo la prossima settimana. Anche perché il prossimo anno sarà peggio perché loro si riguarda invece le cattedre sulle scuole medie, sapete che sono avanzate diverse cattedre sulle scuole medie tantissime. Ora io ho dato un primo sguardo e non è che esiste una norma specifica che indica la possibilità di assegnare le cattedre di sostegno ai docenti specializzati di secondo grado, però esiste sicuramente una giurisprudenza, una serie di anche diciamo pareri autorevoli che dicono che, e questo è stato anche diciamo ammesso dallo stesso Foschi quando se ne sta mandando malo modo nei miei confronti, che il percorso di specializzazione sulla scuola secondaria superiore, sulla scuola media, è praticamente lo stesso. Perché Militerno ha paura, giustamente, dice, avendo già fatto, appunto, allora, avendo già, essendoci già tanti problemi, casini, pasticci, eccetera, eccetera, ovviamente lui ha paura a mettere a disposizione queste carte, delle quali ci sono, perché la D00 si è esaurita. Allora il punto è, se vuoi anche, io mi impegno a cercare in rete i riferimenti normativi, le persone che ci possono sostenere. Non so chi è avvocato, se si può ottenere, come dicevo, un parere autorevole, com'è la dicitura? Cioè, un parere degli esperti? Io che ho fatto la sintesi. Proveritate, ecco, un'opinione proveritate. Aspetta, mi sono a Padova c'è un cazzo, però sarebbe ancora meglio avere o una pronuncia di giudice, oppure un parere proveritato di una persona, vuol dire, autorevole, che viene riconosciuta, no? Un precedente. In maniera che se noi, diciamo,